Anche i club in Sierra Leone pare che stiano cominciando, magari potranno farlo ancora di più in futuro, a fornire calciatori alla nazionale. Ci sono state piccole imprese, appunto del Football Club Kallon, dedicato proprio a Mohamed Kallon, o del Ports Authority. Il livello, secondo te, anche a livello appunto di club può migliorare? Sì, anche il livello, perché diciamo che c'è 3-4 club che sono abbastanza forti, come dici te, FC Calon, che è la squadra di Mohamed Calon, c'è anche il Port Authority, che sono stato lì, sono stato lì prima di uscire dal mio paese. Poi c'è anche Eastern Lions. Poi, a parte che c'è anche un'altra squadra in Serie B che si chiama Republicans, che è la mia prima squadra in Serie A, sono cresciuto lì, che adesso anche loro hanno un pochettino di difficoltà perché senza sponsor, Certo. senza certe cose, allora fanno fatica a crescere, però i giocatori ci sono. Bene. E in Coppa d'Africa nelle eliminatorie siete inseriti nel gruppo 9 col Mali favorito insieme al Togo, poi il Benin. Avete iniziato con uno 0-0 casalingo col Mali, poi la scivolata malaugurata in Benin per 2-0. Il cammino comunque è ancora lungo. Ci dici qualcosa? C'è una concreta speranza che voi facciate il passo? Sì, diciamo che la prima partita è stata sfortuna perché abbiamo giocato in casa, è stato 0-0 la partita. Benin, la partita è successo così perché mancava 3 o 4 giocatori titolari, mancava io, mancava Carlo, mancava due ragazzi che stanno Infatti. giocando titolare, poi Che poi la avete preso un squadra gol da un rigore tirato da è un Chitu, il rigore portiere. perché sì, Senti, e certo. rimanendo in ambito della Sierra Leone, la tua nazionale, secondo te cosa manca, tu che sei uno storico rappresentante, per fare il salto proprio in Africa? Manca tante cose, la cosa principale manca sponsor, manca un governo che prende in mano la nazionale, prende in mano anche il calcio del nostro paese, perché il talento ci sono tanti. Manca sponsor, manca proprio organizzazione per creare un po' di opportunità per la nazionale, come adesso. Non so se vedi che tanti nazionali, tanti paesi in Africa fanno tanti amichevoli, però noi, perché non c'è Vero. soldi, non c'è la possibilità, non c'è organizzazione, non c'è le persone giuste, Vero. e allora manca tutto quello, perché adesso c'è solo una persona che Naem Kadi, che è il direttore, che cerca da solo, cerca di tirare fuori la nazionale, cerca di andare in tutte le parti per prendere le gente che devono dare una mano alla nazionale, Il però presidente della Federcalcio hai citato, vero? no, quella è la Slafa, Sì, Slafa. il direttore della Slafa, sì. Sì, E sì. E quindi è lui che poi si sta impegnando un po' sì, sta per... impegnando tanto per farci andare avanti con la nazionale, perché la parte che è molto difficile, perché da solo non ce la fa, perché quella la sappiamo tutti, senza l'aiuto del governo, senza l'aiuto della gente giusta, penso che facciamo fatica. Però anche fra di noi cerchiamo di dare una mano alla nazionale, cerchiamo, se c'è da andare così con costo nostro, andiamo, capito? E Stiamo questo cercando è veramente. molto encomiabile da parte vostra per il legame con la vostra terra di origine. E quali sono i calciatori del tuo paese che consideri di più, con i quali ti trovi meglio sul campo, magari? Ma mi trovo meglio con tutti, diciamo, anche perché mi trovo meglio anche con Mohamed Kallon, mi trovo meglio anche, c'è uno dei nostri grandi, si chiama Ginio Tumbù, che è il nostro vecchio giocatore che è ancora in linea, che ogni tanto viene alla nazionale a giocare. C'è tanti giocatori, che anche tanti giovani, che mi trovo meglio. Solo che manca, come ti ho detto, Sì. manca
la mano di tutti, manca la Certo. mano di pensiero di aiutare la nazionale, di aiutare di gruppo, di Sì. cooperazione fra di noi, ognuno deve cooperare, di essere, di dare una mano se la nazionale ha bisogno. Però io penso che noi che siamo fuori dobbiamo dare la mano al nostro paese. Però non so come pensano anche gli altri, però Ecco. forse il 9% o boh, 10% pensa come me, però è anche difficile. Sì, ho capito quello che tu vuoi intendere. E i tuoi idoli calcistici di ieri e oggi? Naturalmente hai qualcuno a cui ti sei ispirato nella tua carriera? Non Dal mio paese, nel sì. tuo paese, anche in maniera internazionale, quindi non solo nel tuo E in paese. maniera internazionale, da quando sono arrivato qua in Italia, ho visto un po' di giocatore, diciamo, ho visto giocatore come Maldini, che lo sappiamo bene, che è un giocatore che è molto bravo tecnicamente, poi a un certo punto c'è anche Thuram, che è un giocatore di colori, che mi sono spiegato bene, dopo un po' di anni che sono qua, ho visto come gioca, abbiamo più o meno la stessa stile come prima, perché quando sono partito dal mio paese giocavo proprio uguale come quello, come lui anzi. Tu sei ormai in piena maturazione sportiva agonistica, che obiettivi ancora sogni di poter raggiungere? Ma il mio obiettivo è per avere proprio la possibilità di giocare da una grande squadra finora, perché mai dire mai sul calcio, Certo. perché vedo che se uno riesce a stare in campo finora, allora devi sognare sempre. Giusto, giusto, perfetto. Bene, ringraziamo per il suo gentile contributo, per la sua gentile partecipazione Kevulay Conté, difensore nazionale della Sierra Leone e dell'Atalanta. Grazie Kevulay e Sì, in bocca al lupo naturalmente per il proseguo della tua carriera sia in nazionale sia con il club. grazie pure a voi. Ciao. Volevo dire due Sì, parole anche sì. per voi. Volevo che anche per voi, se avete la possibilità di fare un po' di pubblicità per il mio paese, penso che stiamo cercando le gente che potevano dare una mano al mio paese, potevano anche Certamente. aiutare noi in questa maniera. Grazie pure. Certamente che vuoi. Va bene. Calciomondo accoglie a braccia aperte quello che è un tuo invito e passiamo ai nostri telespettatori quelle tue parole che sono davvero parole importanti. Va bene, grazie. Grazie che vuoi. Ciao, arrivederci. Ciao.